Facciamo in questo semplice modo memoria del passato e soprattutto guardiamo al futuro. Le preghiere semplici, umili, spontanee dei bambini ci proiettano in avanti, nei decenni futuri. La trasmissione della fede, infatti, passa anche attraverso la bocca e il cuore dei fanciulli di oggi, che sono la componente più giovane della nostra comunità ecclesiale, la porzione più preziosa e promettente del popolo di Dio. Caro Gesù bambino, ti scrivo per dirti che sulla terra gli uomini si odiano e si fanno la guerra. Molti bambini muoiono di fame, molti animali stanno scomparendo. Per favore, ora che vieni tu, sistema tutto. Gesù aiuta tutti i poveri perché non gli manchi da mangiare. Fai stare bene le maestre. Gesù, ti chiedo scusa quando faccio il monello. Fa che mia mamma non si separi da mio papà. Caro Gesù bambino, ti scrivo per chiederti un lavoro per mio papà. Mio papà è molto triste perché non trova lavoro, non sa come fare da mangiare. Lui per me è importante e per questo ti chiedo un lavoro per lui. Spero che tu lo aiuti e così il mio papà sarà di nuovo felice. Caro Gesù bambino, se non ci fossi stato tu, chi ci poteva liberare dal peccato? Perciò ti sei fatto mettere in croce e noi ti dobbiamo ringraziare. Quindi se non ci fossi tu, noi saremmo spacciati. Caro Gesù bambino, ti prego di far rimettere mio padre e mia madre insieme. Io piango e ripiango per la mia famiglia. Grazie Gesù. Caro Gesù bambino, vorrei scriverti tante cose, ma tu sai già tutto quello di cui ho bisogno. Grazie, ti voglio bene. Caro Gesù bambino, siccome non so cosa scriverti, leggi nel mio cuore e troverai tutto quello che vorrei dirti. Ti amo tanto. Caro Gesù bambino, tu che sei bravo, mi fai un favore? Fai finire la guerra, fai che il bene vinca il male. Questa terra falla diventare con più pace. Sei troppo bravo. Caro Gesù bambino, vorrei che tutti gli uomini potessero sperimentare il perdono sia nell'essere perdonati che nel perdonare. Mi hanno raccontato i miei che tu segui i consigli dei bambini e quindi sono certo che questa lettera la leggerai. Ti mando un bacio e un abbraccio con tanto affetto. Grazie Gesù. Caro Gesù bambino, abbiamo adottato un bambino povero a distanza e ogni mese gli mandiamo dei soldi. Così si potrà sistemare e mangiare e crescere con tutti i suoi amici. Io voglio la pace e basta la distruzione, la morte, la violenza. Ti voglio tantissimo bene. Caro Gesù, ti ringrazio della sorpresa che mi hai fatto. La mia mamma sta aspettando un fratellino o una sorellina. Questo per me è il più bel regalo e spero che tanti altri bambini possano essere felici. Baci. Caro Gesù bambino, vorrei che i bambini poveri avessero una casa dove vivere, fossero fortunati come sono io e che potessero andare a scuola. Caro Gesù, ti ringrazio perché ho una buona famiglia e una casa dove vivere ed essere felice. Caro Gesù bambino, ti voglio molto bene.
Caro Gesù bambino, ti prego di starmi sempre vicino e di non lasciarmi sola nel cammino della mia vita. Grazie, ti voglio bene. Caro Gesù bambino, ti voglio bene. Aiutami a diventare grande e buono, a non fare disperare mamma, papà e fratelli. Fammi diventare tranquillo, sereno e ubbidiente. Arrivederci all'anno prossimo, grazie. Caro Gesù, ti mando un bacio. Portalo a Dio.